nella fisiologia di quello che è il fenomeno. Al momento i furti verificati, questi sono dati oggettivi, sono in diminuzione finora, il trend è in diminuzione. Poi il fenomeno, soprattutto nei periodi di fine anno, registra sempre un certo incremento, perché sembra una cosa banale da dirsi, ma ovviamente c'è bisogno di maggiori risorse per affrontare le festività natalizie ed è un'occasione propizia perché chiaramente proprio per affrontare le spese magari si tengono più contanti, più valori a casa. Considera che questa poi è una questione che è stata comunque affrontata anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica e tutte le forze di polizia, quindi non solo i carabinieri, polizia di Stato. I carabinieri, in modo particolare perché siamo quelli a competenza generale, ma anche le altre, stiamo svolgendo dei servizi mirati, anche dei servizi coordinati proprio per contrastare questo fenomeno. È chiaro, bisogna essere pratici, non abbiamo, come dire, 1.000 uomini per poter militarizzare il territorio, però insomma i servizi vengono svolti, c'è sempre una grandissima attenzione perché, come dicevo prima, i furti unitamente ai reati collegati alle sostanze stupefacenti sono le due priorità di questo territorio. Quindi possiamo dire, comandante, che non c'è un'emergenza furti. Al momento no, c'è un trend, c'è un andamento che vede i reati, e soprattutto quelli commessi in abitazione, che è in diminuzione rispetto agli anni precedenti e allo scorso anno.